Castiglione di Sicilia, la partita della legalità vinta dalla Corte d'Appello di Catania guidata dal mister il procuratore aggiunto Ignazio Fonzo. L'evento sportivo voluto dalla commissione straordinaria, composta da Maria Salerno, Fulvio Alagna e Mirella Portaro allo stadio San Giacomo, ha sancito la riapertura del campo sportivo comunale e ha visto sfidarsi sul rettangolo di gioco la squadra della Corte di Appello di Palermo contro quella della Corte di Appello di Catania. L'obiettivo dell'iniziativa, sostenuta dal Club Oro e Catania Bellini fondato dall'avvocato Gianfranco Todaro, è stato quello di promuovere il valore della legalità e avvicinare i giovani e la comunità alle istituzioni. Ha vinto per 1-0 la Corte di Appello di Catania con una rete di Buonanno al 46esimo. Roberto Gueli, giornalista e condirettore del TGR Rai Sicilia, insieme alla modella e attrice Chiara Esposito hanno condotto l'iniziativa. Tra i partecipanti, il prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi, il presidente della Corte d'Appello Etnea Filippo Pennisi, il questore di Catania Giuseppe Bellassai e il presidente della Corte d'Appello di Palermo Matteo Frasca. Momenti di spettacolo con il duo Matranga e Minafò, con la fanfara del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia e con la banda musicale Rosario Lampuri di Castiglione. I lavori si stanno svolgendo, si sono svolti, abbiamo detto che fino a poche ore fa ci sono stati i lavori e quindi insomma è importante che questo impianto torni alla sua vita reale. E allora io direi, prima di iniziare la manifestazione, fare doveroso fare dei saluti istituzionali. Vorrei ringraziare e salutare il viceprefetto, la dottoressa Maria Salerno. Buonasera. Dov'è dottoressa? Buonasera, venga, ci raggiunga pure qui al centro del campo per un breve intervento. Noi ci avviciniamo anche a Roberto perché temo che da questa parte il microfono non arrivi tantissimo. Ben arrivata, grazie. Buonasera. Contenta ed entusiasta di essere qui questa sera a Castiglione di Sicilia, in uno dei borghi più belli d'Italia, per la partita della legalità, un evento che sposa l'educazione alla legalità e alla promozione dei nuovi cittadini giovani, onesti e responsabili, in chiave però leggero, un po' come il nostro pubblico giovane merita questa sera. Allora facciamo intanto un applauso alle scuole, alle scolaresche e soprattutto a quello che scrivono in quei manifesti. Si parla di legalità, si parla di voglia di stare insieme, di stare bene e guardare con un occhio critico tutto quello che è illegalità, e quindi è importante questa giornata qui in questo campo, speriamo di divertirci. Vedo già le squadre che ti stanno allenando, vedo dei bei colori, soprattutto qui a destra, i colori rosa-nero, ma io sono di parte. Io sono pure di parte, c'è una rivalità calcistica. Vabbè, c'è sempre. È un evento che va oltre lo sport, questo Roberto, che coinvolge la comunità, le attività locali, contribuisce a dare visibilità turistica a questo borgo meraviglioso che merita tanta visibilità, tanto turismo. Un borgo bellissimo, delle montagne, dei profumi spettacolari, e quindi mi fa piacere essere qui, portare anche il saluto dell'Ordine dei giornalisti siciliani che ho l'onore di presiedere, e di portare anche il saluto della TGR di cui sono co-direttore e che chiaramente sarà qui anche prossimamente per raccontare questo borgo. Una manifestazione / inaugurazione, perché finalmente dopo tanto tempo il campo sportivo comunale apre le porte ai nostri castiglionesi, e non solo, che amano fare attività all'aria aperta, i nostri sportivi. Dopo tanto lavoro finalmente viene consegnato ai cittadini di Castiglione, quindi io vorrei ringraziare tutti coloro che veramente si sono adoperati, hanno concluso e hanno concluso il lavoro. Sono ancora tante le cose da dover lavorare, però facciamo un applauso veramente a tutta la commissione straordinaria che ha permesso questo. Facciamolo l'applauso pubblico, fatevi sentire. Forse siamo un po' troppo lontani.